Cosa contiene il Classic Battle di Fab? È un prodotto ideato per quale tipologia di giocatore e converrà acquistarlo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La Legend Story Studios lo scorso 7 giugno 2022 ha rivelato l'arrivo di un prodotto pensato e testato principalmente per i nuovi combattenti chiamato Classic Battle. Questo articolo vedrà la sfida tra due dei campioni più iconici di FAB, ovvero la guerriera Dorinthea ed il bruto Reinar, che si scontreranno in un duello all'ultimo sangue. Spetterà solo a voi decidere quali panni indossare per poi scendere nell'arena impugnando la Dawnblade Resplendent o la Bone Basher. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello, ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo il contenuto del Classic Battle, analizzandone le novità e rispondendo alla domanda: conviene acquistarlo? Andiamo a dargli un'occhiata. La scatola del Classic Battle, Reinar vs Dorinthea, si presenterà con l'immagine dei due campioni intenti a darsi battaglia, con il titolo del prodotto in basso e il logo del gioco in alto sulla parte frontale. Uno spazio completamente nero, con i sigilli di garanzia brandizzati Legend Story Studios sulla parte superiore, il titolo del prodotto con i sigilli di garanzia superiori ed inferiori sia sulla destra che sulla sinistra dell'articolo, le varie capacità degli eroi contenuti all'interno della scatola, che forniranno una prima panoramica sul come utilizzarli al meglio durante uno scontro, e le note legali della Legend Story Studios e dei riferimenti riguardanti il contenuto del prodotto con i già menzionati sigilli di garanzia sulla parte inferiore dell'articolo. L'intera confezione sarà caratterizzata da una finitura Rainbow Foil che darà un tocco di esclusività in più all'intero prodotto, consentendo ai collezionisti di mantenere la scatola per esporla in bella vista. All'interno dell'articolo potrete trovare un libretto con le lore rispettive di Dorinthea e Reinar, che per gli appassionati rappresenterà un approfondimento alle storie dei due eroi, partendo dalla loro infanzia fino ad arrivare alla consacrazione a campioni conosciuti su tutta Raid. Magari un giorno, chissà, qui sul canale verranno trattati questi argomenti che forniranno delle panoramiche più dettagliate sulla vita del guerriero e del bruto. In più potrete trovare un tappetino da gioco per due combattenti, fatto di semplice carta, che potrà essere utilizzato per muovere al meglio i primi passi nel gioco, fornendo uno strumento fondamentale per comprendere la plancia e le zone dedicate ad ogni singolo elemento presente in un mazzo. Ciò potrà tornare utile a tutte quelle fumetterie che non hanno avuto modo di recuperare il Retailer Appreciation Kit e attraverso un processo di plastificazione potranno lasciare il playmat a disposizione di chiunque vorrà provare il gioco per la prima volta proprio grazie ai due Blitz Deck contenuti nel Classic o per i combattenti veterani che lo utilizzeranno per affinare le loro tecniche di battaglia da utilizzare poi durante uno scontro. Infine troverete i due Blitz Deck, dove potrete ottenere rispettivamente, in quello di Dorinthea,
la campionessa con un nuovo effetto e una nuova artwork a cura di Lius Lasaido e la versione tutta da testare della Dawnblade, entrambe con rarità Cold Foil. I quattro pezzi di armatura con rarità Rainbow Foil, uno dei due nuovi mentori esclusivi per la classe del guerriero, che vedrà Hala Goldenham accompagnare Dorinthea nelle sue battaglie, una nuova specializzazione per la campionessa che consentirà a quest'ultima di potenziare i suoi attacchi con la spada, un mazzo completamente basato sullo stile di combattimento che contraddistingue la classe in questione, che vi permetterà di colpire con precisione e freddezza mettendo seriamente in difficoltà i punti vita del vostro avversario, e la versione full art dell'eroe adulto. Per il Blitz di Reinar, invece, avrete a vostra disposizione una versione completamente rivisitata nell'aspetto dell'orco, con illustrazione a cura di Wisnutan, che vedrà anche un nuovo effetto da impiegare durante una battaglia per intimidire chi vi giocherà contro. E la nuova arma del bruto chiamata Bone Basher, entrambe con rarità Cold Foil. I quattro pezzi di armatura con rarità Rainbow Foil. Il mentore del bruto chiamato Kif Rakutan, che accompagnerà Reinar durante le sue battaglie. La specializzazione tipica di Reinar, ottenibile sia dai box di Welcome to Wraith che dall'History Pack 1. Un mazzo a supporto dell'eroe che vi permetterà di sferrare attacchi massicci e spietati contro l'avversario. E la versione full art dell'eroe adulto, che avrà sulla parte dorsale della carta un vademecum sul funzionamento dell'abilità Intimidate, così da introdurre nel miglior modo possibile a questa parola chiave i nuovi combattenti. Ma le novità non finiscono qui, perché all'interno dei due Blitz ci saranno carte inedite e modifiche interessanti atte a facilitare il colpo d'occhio di ogni singolo giocatore, veterano e non. A parte i due campioni, le loro armi e i rispettivi mentori, aggiungendo anche la specializzazione di Dorinthea alla lista, potrete trovare carte inedite come ad esempio l'elmo Bone Visor, le azioni Beast Mode, Wrecking Ball, Pack Call, Muscle Mat, Clearing Below, Dodge e la risorsa generica Titanium Bauble per il bruto, mentre le azioni Engard, Run Throat, Thrust, On a Knife Edge, Visit the Blacksmith, Blade Flash, Token Up. E come per il bruto, anche qui la risorsa generica Titanium Bauble per il guerriero. Novità unica nel suo genere, vedrà la comparsa di nuove grafiche per le reazioni di difesa, che qui avranno uno scudo in dissolvenza sullo spazio riservato all'effetto della carta, mentre nelle edizioni precedenti del gioco non era riportato nulla a contraddistinguere questa tipologia di reazione. Insomma, interessanti novità, carte Cold Foil alla portata di tutti, due Blitz deck molto intriganti e accessori che renderanno l'esperienza ludica di ogni singolo giocatore davvero unica nel suo genere. Ma quello che va detto, ha anche dei difetti. Partiamo dal prendere in considerazione a chi è rivolto il Classic Battle, ovvero ai nuovi giocatori. Ebbene, testando i mazzi ho notato che, sì, c'è del bilanciamento tra i due, ma alla fine Dorinthea prevarrà a mani basse 9 volte su 10 verso Reinar. Questo perché il deck del guerriero è stato pensato e costruito attorno alla carta fulcro sul quale si basa il gioco di Dorinthea, ovvero la Dawnblade, che anche grazie al supporto dell'effetto dell'eroe andrà ad infliggere una valanga di danni che, a lungo andare durante un match, potranno diventare un serio problema per la difesa dell'avversario. Mentre Reinar, sì, è il solito bruto che va, picchia forte, ma che non utilizza sempre il suo effetto, conferendo Intimidate ogni volta che verrà scartata dalla mano una carta con attacco pari o superiore a 6. Quindi ci saranno dei turni nei quali l'orco tenterà di colpire forte, subendo la difesa del guerriero, mentre nella ripresa quest'ultima inizierà a gonfiare i danni dell'arma costringendo il bruto alla difensiva. Quindi, se dovessimo paragonare i due deck a dei prodotti già presenti sul mercato,
mi sentirei di dire che Dorintea risulta essere un articolo di classe superiore rispetto al mazzo di Reinar, che invece verrebbe classificato alla stregua di un semplice Blitz deck come quelli di Monarch o Tales of Aria. Secondo Neo, di questo articolo è sicuramente rappresentato dal prezzo, 49,90€, che non sono pochi. Calcolate che se sarete nuovi del gioco dovrete considerare tre semplici fattori prima di procedere all'acquisto. 1. Se volete iniziare a muovere i primi passi nel gioco e non siete sicuri che vi piacerà quando lo proverete, vi consiglio di prendere i 4 mazzi di Monarch o i 3 di Tales of Aria per esplorare più classi. Spenderete circa 10€ in più per la prima opzione e poco meno di 5€ per la seconda, ma avrete modo di testare più eroi e di conseguenza più stili di combattimento. Certo, non avrete un mazzo discretamente costruito e solido come quello di Dorintea nel Classic Battle, ma se ci saranno più curiosi che vorranno interagire con il mondo di Wraith, fino a 4 giocatori con i Blitz di Monarch potranno sfidarsi tra loro aumentando così le chance di coinvolgere quanti più nuovi combattenti possibili in una singola occasione. Il terzo punto, infine, vedrà il lato collezionistico con un pizzico di fattore gioco. Ci saranno 4 Cold Foil all'interno di questo prodotto, e ciò renderà il Battle Deck un articolo interessante da avere, calcolando che se avrete intenzione poi di giocarci, perché magari dalle vostre parti si sta creando una piccola community, con il Blitz Deck di Dorintea per l'appunto, lo ripeto, potrete tranquillamente dire la vostra in un torneo locale. Se invece sarete dei giocatori o collezionisti veterani, acquistate oggi la vostra copia personale e arricchite la collezione con un pezzo unico nel suo genere. Comunque, a prescindere da quale categoria vi rappresenterà maggiormente, in descrizione vi lascerò i link sia del Classic Battle, sia dei 4 Blitz Deck di Monarch, che dei 3 di Tales of Aria, così potrete optare per la soluzione che farà più al caso vostro. Conclusioni. Il Classic Battle di Flesh and Blood sarà disponibile al pubblico ad un prezzo di 49,90€. Una plancia da gioco di carta per 2 giocatori e i 2 Blitz Deck dei rispettivi eroi. Sia il Guerriero che il Bruto, con le loro armi, avranno una finitura Cold Foil, mentre gli equipaggiamenti saranno di rarità Rainbow Foil. Troverete in più carte inedite che al momento saranno disponibili per entrambe le classi solo ed unicamente in questo articolo. Il Classic sarà adatto per chi colleziona o gioca a FAB da tempo, mentre chi sta iniziando a giocare, salvo eccezioni, consiglierei l'acquisto dei Blitz di Monarch o Tales of Aria per esplorare più classi ed allargare gli orizzonti verso nuovi stili di combattimento. Quindi, alla luce di tutto ciò, conviene acquistare questo articolo? La risposta è, se collezionate e siete veterani dell'arena, sì. Se siete convinti che il gioco vi piacerà perché magari lo avete già provato e vi ha colpito o vi hanno attirato le meccaniche che compongono lo stile di gioco, la risposta è sempre sì. Mentre se sarete dei nuovi giocatori che nutrono perplessità sul continuare o meno a combattere, mi esprimo con un laconico no. Pensateci bene e ponderate ogni aspetto prima di procedere all'acquisto. Personalmente trovo il Classic Battle un ottimo prodotto, soprattutto per me che ho fatto della classe del guerriero una scelta di vita. Ed essendo di parte, posso confermarvi che, per migliorare il Blitz Deck di Dorintea, basteranno davvero piccole modifiche per renderlo ancora più aggressivo. Ad esempio sostituendo Thogen Up, Sigil of Solas e Titanium Bauble con carte come Razor Reflex, Nature Path Pilgrimage e Stroke of Foresight. Insomma, tutte carte comuni che però in sintonia con il resto del mazzo potranno davvero mettere in difficoltà l'avversario. E voi, a quale delle 4 categorie di combattenti appartenete? E acquisterete il Classic o opterete per i Blitz Deck di Monarch o Tales of Aria? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.